Join our friend Pier Giorgio, Vice Superintendent of the Police Force in Palermo, Sicily. He is also a writer, he is a storyteller, so he will share with us stories of the mafia from the teenage perspective in the 80s and as he worked as a policeman, coming face to face with the mafia in his lifelong career. So, you guys ready? Let's go! Ciao Pier Giorgio, grazie innanzitutto per essere qui. Pier Giorgio è un caro amico e anche una delle voci più autorevoli per parlare del fenomeno mafioso. È un vicequestore della polizia di Palermo, della Polizia di Stato, fa servizio a Palermo, ha fatto per una decina d'anni investigazione antimafia ed è anche uno scrittore di successo, piuttosto conosciuto qui in Italia. Quindi innanzitutto Pier Giorgio, grazie per darci questa possibilità di esplorare, di approfondire un po' il fenomeno mafioso. Io ne parlo sempre con i nostri viaggiatori perché è per me è fondamentale dare una prospettiva del fenomeno mafioso che sia un po' diversa dagli stereotipi del padrino, della piovra, no? Quelle forme televisive che negli anni hanno in qualche modo esportato quella visione lì. E quindi oggi è un'occasione per capire un pezzettino di più questo fenomeno. Ti chiediamo innanzitutto, mi veniva in mente questo, tu negli anni 80, io ricordo fino a fine degli anni 70, primi anni 80, ancora valeva questa forma un po' surreale oggi, in cui si dicevano la mafia non esiste. Poi negli anni 80 è cominciata finalmente un cambio, è cominciato un cambio di prospettiva e anche da parte dello Stato, da parte delle forze e delle istituzioni. Non ricordo i tuoi anni degli anni 80, se eri un ventenne, un quindicenne, ma comunque, cosa ricordi di quegli anni lì? Qual era la situazione sociale, culturale, e che poi ha dato luogo anche all'inizio, di questa lotta alla mafia? Allora, intanto Dario, grazie per avermi coinvolto in questa tua nuova avventura. Ti ringrazio tantissimo. Auguro un buon ascolto, anzi, mi auguro che non annoieremo troppo le persone che vedranno questo video e speriamo di dire delle cose interessanti, se non importanti. Allora, innanzitutto, diciamo, nel 1980, Dario, è vero, sono più grande di te, ma non così più grande di te. Nel 1980 io andavo al quarto ginnasio, quindi ero proprio all'inizio del mio percorso, diciamo così, da adolescente che si avvicina alla scoperta, alla comprensione del mondo. Ma se hai 13 o 14 anni, questo non significa non essere curiosi, non essere interessati al mondo che ti circonda. Io ricordo bene che già nel 1980, quando iniziai appunto il percorso del liceo classico, avevo la netta certezza che è quella cosa che io ancora non sapevo esattamente cosa fosse, ma che questo fenomeno che insanguinava le nostre strade, che ancora appunto non avevo capito appieno cosa fosse, però in qualche modo mi riguardava. E ti dico anche perché, Dario. Perché nel 1979, il 26 gennaio del 1979, è una data che non dimenticherò mai per due ragioni. Una è quella che sto per raccontare, la seconda è perché è il giorno in cui sono nati i miei figli. Allora, il 26 gennaio del 1979, di sera, intorno alle 21, 20 e 30, 21 di sera, in Viale Campania, a 100 metri da dove abitavo io, tu ti ricordi benissimo, esplodono dei colpi di pistola e viene uccisa una persona. Ricordo che io ero a casa, io allora andavo in terza media. Ero a casa e la sera ricevemmo una telefonata verso le 9, 9 e mezzo da parte di un fratello di papà, uno della famiglia, che disse: "Ci avete sentito? Hanno sparato, avete avuto paura?" Noi dicemmo: "Sì, abbiamo sentito colpi di pistola, ma non ci siamo allarmati più di tanto."
L'indomani mattina arrivo a scuola, alla scuola media Marconi, che era in via del Fante, dove c'è la villa Airoldi, e scopro che quella persona che era stata uccisa la sera prima, l'omicidio era stato commesso la sera prima, era l'omicidio di Mario Francese, il giornalista del Giornale di Sicilia, una delle voci più importanti del giornalismo di inchiesta antimafia, ma soprattutto a me non interessava tanto, non colpì tanto il fatto che fosse un giornalista esperto di mafia, quanto il fatto che era il papà di un mio compagno di classe, Giuseppe. Ed era Giuseppe il bambino con cui io la mattina andavo a scuola. Io la mattina uscivo di casa, passavo da casa sua in Viale Campania, scendevamo lungo via Brigata Verona a piedi con gli altri ragazzi. Erano anni in cui si andava a scuola a piedi, il 1979, non c'erano i genitori che ti accompagnavano, si andava a scuola a piedi, no? E andavamo a scuola a piedi, eravamo compagni di classe, facevamo la stessa classe. Ma a me questa cosa, che c'era questa organizzazione, diciamo, questa cosa appunto ectoplasmatica che aleggiava nell'aria, che avesse a che fare con la mia vita, cominciò a suggerirmelo allora. Perché se avevano fatto del male al papà del mio compagno, potevano fare del male anche al mio di papà. Ma soprattutto avevano fatto male a me, perché io ero molto legato a questo ragazzo, proprio perché andavamo insieme da 3 anni a scuola. E fu allora che capii che c'era un qualcosa che ci riguardava tutti. Nel 1980, quando inizia l'esperienza del liceo al Garibaldi, una scuola di sinistra, diciamo così, dove la cultura della protesta antimafia già si sentiva, figlia in qualche misura dell'esperienza di Peppino Impastato, di soli 2 anni prima, nel 1978 a Cinisi. E quindi ricordo che c'era già un clima diciamo così, culturale a livello scolastico, delle nuove menti, no? Dei nuovi soggetti politici che si avvicinavano all'esperienza più adulta, che portava a interrogarsi su che cosa è la mafia. Quindi tu mi dici, Pier Giorgio, che appunto 78 Impastato, Peppino Impastato, 79 Mario Francese, quello è stato il primo schiaffo che tu hai ricevuto, cioè il primo momento in cui tu ti sei accorto da ragazzino, da adolescente in terza media, e quindi già l'anno successivo, cioè nel 1980, tu già ricordi, hai una memoria che qualcosa stava succedendo, cioè che fra voi 14 anni si cominciava a parlare di questa roba qua. Guarda, non tanto fra noi 14enni, quanto dentro l'istituto, cioè il coordinamento studenti antimafia, che è un'esperienza che è un po' più avanti nel tempo rispetto al 1980. Credo che il coordinamento studenti antimafia sia dell'83, 82-83, forse in corrispondenza con la morte dalla Chiesa, che fu un altro di quegli eventi che creò grande fermento. Ricordo per esempio dalla Chiesa a scuola, nei suoi 100 giorni a Palermo, dalla Chiesa venne al Garibaldi a fare un incontro con gli studenti, che io ricordo benissimo, proprio perfettamente. E quindi perché venne al Garibaldi? Non solo perché è chiaro che è importante per il prefetto incontrare gli studenti e raccontare e raccontarsi, ma perché c'era già comunque un fermento, c'era già un interesse ai temi, diciamo, dell'antimafia. Se vogliamo in chiave politica, forse, se non esclusivamente politica, perché succede una cosa strana in Sicilia, e forse nel corso della nostra narrazione, un po' più in là, questa cosa la comprenderemo meglio. Succede una cosa molto particolare in Sicilia. Negli anni 80, gli anni 70-80, gli anni della protesta politica dei giovani democratici, per esempio, pensa a Peppino Impastato, esponente di Democrazia Proletaria, no? Dei ragazzi di sinistra, anche piuttosto estrema, come era appunto extraparlamentare, come era Peppino Impastato. Se nel resto d'Italia la passione politica
portava diciamo, i miei coetanei o i ragazzi un po' più grandi di me a schierarsi contro l'istituzione statale per il riscatto dei giovani contro gli adulti, no? Cioè, i nostri compagni negli anni Ottanta tiravano le pietre ai celerini nelle manifestazioni, Sì, no? Erano contro abbasso il sistema. In Sicilia succede l'esatto opposto, cioè la coscienza democratica è invece a fianco delle istituzioni sane contro la barbarie mafiosa che a sua volta aveva inquinato le istituzioni repubblicane, no? Lima, Ciancimino, la democrazia, diciamo così, e la classe politica contigua a Cosa Nostra. Quindi io ricordo un grande fermento sin da quegli anni lì. E devo dire che, sai, per un palermitano, attraversare la città, comporta anche, fare esperienze che, come raccontavo un attimo fa, ti fanno capire che, il problema, di Cosa Nostra ti riguarda pienamente. Posso raccontare anche un altro episodio, che conferma in qualche misura questa cosa che ti ho appena detto, se può essere interessante. Assolutamente, sì, siamo assetati di quegli episodi lì perché ti dico, io sono pure io cresciuto, ho dei episodi che in qualche modo mi hanno toccato, degli schiaffi in qualche modo sono arrivati anche a me, ma è proprio il modo che vogliamo, è proprio come vogliamo affrontare questa narrazione, quindi sì, dai, Non vedo l'ora di sì, sentirlo. perché Dimmi. è chiaro che nel momento in cui ti accorgi che il problema ti riguarda, allora, diciamo così, e questo lo racconta bene Piff nel suo bel film La mafia uccide solo l'estate, quando c'è questo racconto macchiettistico del commento che viene fatto degli omicidi, beh, fu cosa di donne, no? Non c'era, come dire, riconoscere che era un problema mafioso, appunto, avrebbe significato appunto riconoscere l'esistenza della mafia, non c'era ancora questa, in gran parte della popolazione adulta soprattutto, non c'era questa consapevolezza. Nel momento in cui ti rendi conto del problema che ti riguarda, che le cose cominciano a cambiare, appunto, noi stiamo parlando dei primi anni 80, ci sono voluti 30 anni perché le cose finalmente, diciamo, prendessero la giusta piega, però nasce lì, ecco, siamo quei ragazzi che si sono formati in quegli anni lì, come me, come te, come mio fratello e altri, che testimoniano la loro passione civile e democratica, ciascuno facendo le cose che fanno. No, io oggi faccio il poliziotto e lo scrittore anche perché sono figlio di quell'esperienza lì. Nel momento in cui ti rendi conto della cosa ti riguarda e che te ne puoi far carico e quindi puoi far qualcosa per cambiare le cose. E la cosa che volevo raccontare questa, e tu probabilmente te la ricorderai, scendendo dalla statua verso la Favorita, no? Questa strada che attraversa la città, a un certo punto sulla destra c'è una pizzeria che si chiama The New York Place. Non so se tu la ricordi. Beh, comunque c'era questa pizzeria che era una delle prime, se non la prima pizzeria, stiamo parlando degli anni 80, 82-83 circa, che era forse l'unica pizzeria che c'era a Palermo che faceva pizza a taglio, in porzioni triangolari e faceva le pizze familiari. Io con i miei amici, siccome quella era una strada che facevamo sempre per andare a scuola, ma anche perché esploravamo, diciamo, il quartiere o per andare alla fiera o al cinema che era lì vicino, ci fermavamo sempre in questa pizzeria, diciamo, per tre ragioni. La prima è perché era appunto la prima pizzeria che ti vendeva le pizze, diciamo, al trancio nel pomeriggio, e già questa era una cosa esotica, no? Una merenda, La sì. seconda è perché si chiamava The New York Place, e anche questa è una cosa importante, e poi perché dietro il bancone di questa pizzeria c'era uno skyline della città di New York all'imbrunire, ricordo i grattacieli, le luci, e questo ci faceva entrare dentro un telefilm americano. E la signora che stava dietro il bancone che serviva la pizza era una signora gentilissima, graziosissima, proprio molto, molto cordiale, molto bella, la ricordo una bella persona, che aveva i tratti vagamente indio, le labbra carnose, sembrava un po' sudamericana. E questo, come dire,
raddoppiava ancora di più la nostra curiosità per questo posto. E qui ci andavamo, prendevano le pizze, perché si sembrava di essere dentro un film. In più, c'hai, diciamo, la signora che ti serve le pizze Carina. sempre. Dal punto di vista estetico è perfetto. Ebbene, un giorno entrano dentro questa pizzeria dei sicari di Cosa Nostra e uccidono quattro persone, due avventori, un avventore, due camerieri e uno dei proprietari, il proprietario della pizzeria. Io leggo le cose sul giornale, ero già più grandicello, e riconosco la pizzeria, The New York Place, è il posto dove Il io, tuo ragazzo, posto, sempre. dove sognavi quella Dove dimensione. vivevo questa esperienza da telefilm e scopro che quella signora lì, dai tratti indio, era la figlia di Tommaso Buscetta, la figlia più grande di Tommaso Buscetta. La strage della pizzeria di New York Place è molto famosa proprio perché i mafiosi andarono lì ad uccidere due tizi che erano lì e non c'entravano nulla, i camerieri che non c'entravano nulla, e il marito e il genero di Tommaso Buscetta. Io disse a mio padre: ma io questo posto lo conosco perfettamente, con i ragazzi, con gli amici ci andiamo sempre a prendere la pizza. E siccome fu nel pomeriggio questo Potevate attentato, essere anche voi lì. assolutamente compatibile con la nostra presenza in quel luogo. E disse: avrebbe potuto capitare a me se fossi stato lì come quegli avventori. Mio padre disse una cosa che in qualche modo mi ha segnato, no? Sai, i genitori tante volte dicono delle cose senza rendersi conto degli effetti che hanno nella mente dei loro figlioli. Mio padre disse questa cosa qui. E vabbè, no, Pier Giorgio, la mafia non uccide i bambini. Come se, poi sappiamo che non è vero, no? Tristemente la cronaca ci ha insegnato che non è così che funziona. Però voglio dire, anche questa cosa mi fece capire ancora di più che il problema che mi riguardava da vicino. Il papà del mio compagno, la signora gentile che mi serviva le pizze, la cui vita è stata, per fortuna sua, non fu uccisa, ma la sua vita è cambiata, tant'è che poi la pizzeria chiusa e c'è ancora la scritta del New York Press, sono passati quasi 40 anni, ma la pizzeria non funziona. Non funziona più. Allora, com'era il clima? Era un clima molto strano, Dario, come tu ben ti ricordi. Da una parte c'era, diciamo, il tentativo di parte dell'informazione, diciamo così, di parte dell'establishment di confinare il problema della mafia a un problema marginale e assolutamente giudiziario, mentre è un problema che riguarda l'intera società civile, riguarda un bambino. Perché gli ammazzano il papà dell'amico Certo, o il posto dove va a mangiare la pizza. ammazzano la pizza, che è molto banale. E credo che il grande scarto che ha permesso di fare questo passaggio in avanti sia proprio quello di aver compreso che il fenomeno mafioso era un fenomeno dalla portata politica e sociale formidabile. E non era una cosa che riguardava soltanto loro. Quelli sono anche gli anni della prima guerra di mafia, o meglio, la seconda guerra di mafia, ma la più atroce guerra di mafia, quella di Totò Riina che lancia l'assalto al potere mafioso palermitano, che inizia più o meno nell'81, storicamente si fa coincidere con l'uccisione di Stefano Bontade, immediatamente dopo pochi giorni, quella di Totuccio in Sevilla, che erano i due capi mafia storici della mafia palermitana, la mafia diciamo così forse più borghese, più legata al latifondo, più legata a un rapporto di compromissione, di compromesso con il potere politico. Bontade era massone, per esempio, quindi era anche inserito in dei circoli tra virgolette bene. Sono gli anni della violenza mafiosa portata all'estremo, non soltanto nei confronti delle istituzioni, dalla Chiesa, i giornalisti, i giudici, Costa, Terranova, Chinnici fu ucciso in quegli anni, no? siamo in quegli anni lì, ma gli anni delle Lupara Bianca, no? Quando il giornale L'Ora faceva le copertine, le prime pagine con oggi sono 89 morti, 100 morti, 200 morti e così via.
Addirittura c'erano questo Ma volume di. assolutamente sì, cioè, è famosissima questa copertina, io la ricordo, l'avevo pure ancora conservato questo quotidiano, non so, dovrei andare a cercare a casa dei miei genitori. L'Ora era un giornale molto interessante, veniva pubblicato nel pomeriggio, quindi raccoglieva veramente l'ultima ora, no? A differenza del giornale di Sicilia che usciva la mattina, quindi aveva questa particolarità. Ma poi il giornale L'Ora era un giornale legato politicamente al Partito Comunista e aveva una visione decisamente critica nei confronti della società, dell'establishment, eccetera, eccetera. Aveva delle firme di grandissimo spessore, come per esempio Attilio Bolzoni, no? Ciccio Laricata. Erano gli anni in cui i giornalisti come Ciccio Laricata, Attilio Bolzoni, Saverio Lodato sulle pagine dell'Unità raccontavano Cosa Nostra, la raccontavano con una forza narrativa straordinaria. E il giornale L'Ora teneva la conta dei morti ammazzati. C'è questa copertina, io ricordo questa prima pagina, io ricordo bene, dei 100 morti, in cui c'è in prima visione le canne della Lupara, come se fossero due zeri e l'uno davanti, 100 morti. Teneva proprio la conta dei morti ammazzati, dei morti ammazzati in città. E non puoi pensare che questa cosa non ti riguarda. Cioè, non può essere un problema loro. Vabbè, hanno ammazzato un mafioso, vabbè, hanno ammazzato un delinquente. No, non funziona così, perché io oggi ti dico che ho 53 anni e sono un funzionario di polizia, e sono un narratore. Come dire, l'ha ammazzato, quindi non ha passato presente, cioè reclama giustizia alla stessa maniera di chiunque altro. L'incaprettato perché è della famiglia mafiosa dei Corleonesi Avversario. piuttosto che di Bontade, e comunque è una morte che va spiegata, che reclama giustizia, ci sono delle persone che piangono la morte di quella persona lì, ed è giusto, doveroso ed è come dire, importante che si dia una spiegazione di quel fenomeno. Quindi è questo quello che succede a Palermo negli anni Ottanta. Il fatto che una generazione, più generazioni di giovani si siano formati comprendendo che quello era un problema che ci dava pienamente e che bisognava fare qualcosa per far sì che le cose cambiassero. Quindi Secondo me questo. questa è l'esperienza più importante che va raccontata e va diciamo esplicitata a tutti. A tutti, sì. Ma devo dire che appunto anch'io, Chinnici è stato ucciso, non ricordo più il nome della via, ma era dietro, noi avevamo un negozio, come tu sai, via Imperatore Federico. Noi facevamo il giro, ricordo perfettamente quella mattina quando arrivò la telefonata, io ero in vacanza, era luglio se non sbaglio, comunque estate. Noi costantemente, ogni mattina arrivando in negozio, facevamo proprio il giro di quell'isolato. Per cercare parcheggio, altro problema annoso, ma lo trattiamo in un altro momento. quello del parcheggio a Palermo, del traffico. E quindi quella io la ricordo come il primissimo schiaffo, cioè potevamo essere lì noi e saltare in aria insieme agli uomini della scorta. Quindi questo è interessante perché devo dire che io sono 6 anni più giovane di te. Non ho vissuto, forse sicuramente per temperamento, per formazione, non ho vissuto quella, se vogliamo, quella parte culturale. Io sono rimasto, per me era un po' ovattato, ho quella sensazione di realtà un po' ovattata, in cui quello di cui tu parli. Quello schiaffo di cui tu parli, io in effetti posso dire di averlo ricevuto 10 anni più tardi all'uccisione di Falcone Borsellino. Quello sì, ovviamente per me è stato forse l'età, io avevo 19 anni, 18 anni, 19 anni in quell'occasione, quindi è interessante che hai rilanciato, diciamo, le radici della lotta alla mafia, e parlo di quelle culturali, sociali, cioè della società civile, in realtà a 10 anni prima. Io ho sempre raccontato che quel
quello schiaffo lì fu lo schiaffo del 92 con appunto gli omicidi di Falcone e Borsellino e poi nel 93 con l'omicidio di Padre Puglisi e ho sempre utilizzato quello come il punto di demarcazione tra il prima e il dopo. Invece tu ci stai portando 10 anni più dietro, la cosa interessante perché alla fine ci sono stati appunto più o meno 30 anni di evoluzione sociale, economica e legale delle istituzioni per combattere il fenomeno mafioso. È giusto, Sì, no? certo. No, è giusto, è vero quello che dici tu, cioè le stragi del 92 sono lo spartiacque che determinano davvero l'inizio, tra virgolette, della fine per Cosa Nostra, per tutta una serie di ragioni che possiamo provare ad esaminare. Innanzitutto facciamo questo passaggio, siamo partiti dagli anni 80, quindi negli anni 80 comincia a formarsi una classe di giovani, io al quarto ginnasio del 1980, ma i miei compagni del terzo liceo che poi si laureavano, eccetera, eccetera, o quelli che erano appena usciti, diciamo questa generazione che va dal 76-77, gli anni della contestazione giovanile, gli anni di Peppino Impastato per intenderci, in avanti, comincia a rendersi conto che il problema della mafia è un problema che lo riguarda. Quindi si forma una classe, tra virgolette, dirigenziale, che fa delle scelte, no? Chi diventa giornalista, chi diventa magistrato, chi entra in polizia, eccetera, eccetera. Chi entra in banca, ma porta la sua coscienza politica, no? Comincia a innescarsi un meccanismo. Dall'altra parte, e quindi c'è, diciamo, una crescita, diciamo così, sociologica e antropologica in una nuova, pezzo di società civile. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni che fanno il loro lavoro, no? Ci abbiamo dalla Chiesa che fa la sua attività investigativa, ci abbiamo, per esempio, importantissimo, Cassarà e Montana nel 1980, c'è stato Boris Giuliano nel 1970. Il 1979 è un anno orribile perché a gennaio, il 26 gennaio, viene ucciso Mario Francese e Boris Giuliano va a fare il sopralluogo dell'uccisione di Mario Francese e poi il 19 luglio del 79 Boris Giuliano viene ucciso a sua volta, tra l'altro via di Blasi, quindi anche vicino più o meno Il geograficamente a 19 luglio, quindi corrispondenza con la stessa data dell'omicidio 19 di luglio. Borsellino. Sì, se vuoi, o il 12, diciamo, i primissimi di luglio comunque Boris Giuliano viene ucciso e quell'anno stesso una vittima di mafia che non è raccontata perché alle volte si finisce, diciamo, in una sorta di limbo, è quella di Filadelfio Apro, sempre nel 1979, un poliziotto alla squadra mobile di Palermo, uno bravissimo, che viene ucciso sotto gli occhi della figlia mentre stava andando al lavoro. Cioè lui esce di casa 8 del mattino, immaginati questa scena, quartiere popolare vicino via Regione Siciliana, sembra la scena di un film, perché poi la realtà supera i film di gran lunga. La signora affacciata al balcone con la bambina piccola, pochi mesi se non un anno, che saluta il marito che viene ucciso sotto i suoi occhi. C'è quindi, dicevamo, una classe, diciamo così, di investigatori che importa un nuovo metodo investigativo. No? Quelli sono degli anni molto importanti, che dal punto di vista investigativo si comincia la cosa più importante è l'introduzione del 416 bis, cioè dell'associazione mafiosa. Perché sino a quel momento noi combattiamo diciamo, le organizzazioni criminali con le armi della legge, no? Puoi fare delle cose se la legge ti mette in condizione di farle. La introduzione dell'associazione mafiosa e quindi del dare una caratteristica precisa alla fattispecie di reato, associazione mafiosa, che la rende diversa dall'associazione criminale semplice, è una cosa molto, molto importante perché dà degli strumenti investigativi E agli quando investigatori. avviene?
Il 416 bis, non ricordo esattamente, ma siamo in quegli anni lì, Cioè tra prima, tu negli anni ci stai 85, dicendo, ecco, quindi tu ci stai dicendo che più o meno prima. tra l'83, l'85, l'83. Sono quegli anni in cui gli investigatori, i magistrati si rendono conto che hanno bisogno di armi eccezionali. La legge Rognoni-La Torre sui patrimoni, sulla possibilità di investigare i patrimoni, è proprio dei primissimi anni 80. La Torre viene uccisa, ora non ricordo se nell'81 o 82, più o meno siamo lì o qualcosa del genere, e l'indomani viene diciamo, approvata la legge Rognoni-La Torre sulle indagini patrimoniali. C'è sempre bisogno che venga uccisa una persona prima di fare le cose. Sempre il prima e il dopo. Quindi Esattamente. prima neanche lo Stato riconosceva, cioè prima la mafia non esisteva per nessuno, per la società Prima non esisteva civile. culturalmente e dal punto di vista giuridico. Non No. esisteva un reato di associazione mafiosa e quindi non esisteva la mafia in quanto fenomeno sociale. Nel momento in cui riconosci la fattispecie di reato, riconosci il reato di associazione, cioè il fatto stesso di essersi associata al fine di è un reato, no? Che viene sancito, viene sanzionato, viene punito dalla legge, permette il riconoscimento dell'organizzazione, non so se sono chiaro, e quindi c'è anche per il magistrato, per il poliziotto, il riconoscimento della propria attività investigativa. Quindi abbiamo un gruppo di magistrati e di poliziotti che sviluppano diciamo, un sistema investigativo, un metodo investigativo nuovo, insieme appunto a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, al pool antimafia. Che mettono le condizioni, come dire, in qualche misura preparano la strada poi alla generazione mia, quelli che nel frattempo entrano in polizia negli anni 90, che danno, diciamo così, lo slancio, hanno, come dire, trovano il piatto, la tavola apparecchiata per certi versi dal punto di vista delle norme giuridiche, degli strumenti investigativi e iniziano la rincorsa. Il 92 effettivamente è il momento, è lo spartiacque, è quello che veramente segna il prima e il dopo. Però ti devo fermare, so che è uno sforzo, perché tu sei un narratore fantastico, onestamente, io starei ad ascoltarti per ore, ore, ore. Tuttavia, la regia mi dicono che dobbiamo tenerci entro questa trentina di minuti. Allora, secondo me la cosa interessante è che beh, ci hai dato già una visione, innanzitutto, di quello che è successo prima di quello che tu hai chiamato lo spartiacque, prima del 92, che a quel punto ci siamo riallineati. È uno spartiacque anche per me. Ho imparato veramente un sacco di cose interessanti. Se ci regali un altro po' del tuo tempo, magari ci rivediamo Sì. un'altra volta, per un'altra mezz'oretta, promesso non di più, e parliamo della Del parte, del dopo. momento del dopo lo spartiacque. Mi interessa anche un altro argomento. Tu hai nominato la tua storia della New York, della pizzeria New York, la Buscetta, Tommaso Buscetta. Quindi partirei anche da lì la prossima volta per capire meglio quali fossero quegli strumenti. Quella tavola apparecchiata a voi investigatori poi per combattere in maniera molto più efficace la mafia negli anni 90. Poi. Bene, grazie per Giorgio.